Senato, your data, our business. Buongiorno. Allora direi di cominciare in modo da rispettare gli orari, rispettare anche il tempo di tutti. Quindi l'obiettivo di oggi è quello di presentare ai rivenditori e non, nel senso che c'è anche qualche prospect, la presentazione della nuova Sineto HyperSeries 3000, che è la nuova linea di prodotti che Sineto ha lanciato da pochissimo, dalla settimana scorsa. Quindi l'obiettivo di oggi sarà quello di capire bene qual è alcune cose fondamentali che sono di fatto il posizionamento di mercato che si pone, quindi traducendo il dove venderla, le caratteristiche, quindi quali sono gli aspetti fondamentali, quindi il come venderla, e i differenziatori, quindi il perché, quindi rispetto ad altri partner, rispetto ad altri vendor, dove ci posizioniamo, quali sono le caratteristiche e i differenziatori. Io credo che un po' di voi mi conoscono, mi chiamo Alessandro Freddi, sono il country manager di Sineto in Italia. Ok, vedo che qualcuno mi dice che non mi vede in camera, adesso mi accendo, buongiorno. Io sono Alessandro Freddi, sono il country manager italiano di Sineto, quindi mi occupo di seguire i rivenditori e i distributori sul nostro territorio. Adesso, dopo questa presentazione mia personale, chiuderò la camera perché forse è più giusto che ci concentriamo su quelli che sono gli argomenti fondamentali di questo webinar. Se no lo posso anche lasciare, vabbè, non c'è problema. Dai. Quindi dicevo, il topic è HyperSeries 3000, nuova linea di prodotti che è stata lanciata da Sineto di fatto ufficialmente la settimana scorsa, anche se con alcuni di voi abbiamo già fatto qualche azione sul mercato, abbiamo già fatto qualche vendita, però è giusto che tutti voi abbiate coscienza di qual è il prodotto, qual è il posizionamento e quali sono le caratteristiche. Bene, ecco, vi anticipo che, come dirò alla fine, l'obiettivo sarà quello di intensificare sempre di più questo tipo di comunicazione, quindi questo tipo di webinar, in modo da essere sempre più allineati, sempre più informati anche su aspetti puntuali, non solo generali, quindi cercheremo di rendere più costante questo tipo di informazioni in modo da essere sempre più allineati sui prodotti, sul come venderli, come posizionarli, differenziatori, strumenti di vendita e così via. Ciò non vuol dire che gli eventi dal vivo, corsi commerciali, corsi tecnici verranno tolti, ci saranno, poi facciamo un cenno su queste cose, ma ha senso che cerchiamo di informarci anche un po' più semplicemente. Ok, allora, per capire bene il nuovo prodotto ha molto senso che cominciamo dal suo posizionamento, quindi che partiamo molto semplicemente da quali sono alcune ipotesi di mercato che caratterizzano questa soluzione. Quindi partiamo da alcune ipotesi da fonti autorevoli e credibili come quelle di Gartner, che afferma che il mercato dell'iperconvergenza sta aumentando a dismisura, quindi dai 2 miliardi di fatturato del 2016 si raggiungerà quasi 5 nel giro dei prossimi anni, nei prossimi 4-5 anni, quindi il mercato dell'iperconvergenza diventerà di fatto un quarto del mercato totale, quindi dobbiamo partire da questo dato di fatto, ma credo che molti di voi, se non tutti, si siano resi conto di questo andamento. Altra cosa interessante è che invece il mercato dello storage è un mercato che è in lieve calo, quindi rispetto agli anni passati, dal punto di vista più del fatturato, dei numeri, non è più un mercato così trainante come lo è stato in passato. Quindi c'è una fisiologica di crescita, secondo Wikibon, che è una fonte, fondamentalmente un analista internazionale di questo settore. Dicevo, l'ipotesi strategica su cui si pone questo prodotto, questa soluzione, parte da alcune pietre miliari, pietre angolari, che sono ciò che ne caratterizzano poi il suo posizionamento di mercato. Quindi partiamo da ipotesi autorevoli, dicevo, come quelle di Gartner e anche altri, che dicono che quanto sia in crescita il mercato dell'iperconvergenza. Quindi il mercato dell'iperconvergenza nel giro del 2019 costituirà circa un quarto del mercato totale. Quindi abbiamo come dato di fatto la grande crescita di questo tipo di terminologia, questo tipo di soluzioni
e credo che ve ne sarete reso conto tutti. Altra cosa importante, dicevo, è quella, secondo Wikibon, che è un analista economico internazionale del settore IT, è quanto il mercato dello storage sia un po' in flessione rispetto a quelli che erano i numeri tradizionali, i numeri di qualche anno fa. Quindi, se andate a vedere banalmente i dati di Q4 2016, vedete che c'è una decrescita fisiologica di questo tipo di business, inteso come storage e basta, quindi come la classica SAN, no? Per intenderci. Quindi una lieve flessione, anzi lieve non tanto, per quanto riguarda appunto questo tipo di business. Altra cosa molto importante è vedere come entro il 2020 ci sarà un grande incremento dei sistemi cosiddetti autoprotetti, quindi i sistemi che sono in grado da soli di proteggere il dato senza bisogno di software o hardware attaccato. Quindi altra caratteristica del mercato dei prossimi anni è quella che nei prossimi 3-4 ci sarà un grande incremento da un 2-10%, quindi un per 5, di questo tipo di sistemi, quindi i cosiddetti sistemi che proteggono il dato senza bisogno di niente di attaccato, quindi software di backup o cose simili. Quindi va tenuto molto in considerazione anche questo, anche alla luce del fatto che negli ultimi anni non sono state tantissime le invenzioni nel mondo del backup, c'è stato qualcosa di sicuramente consistente per quanto riguarda le soluzioni cosiddette incrementali, ma non si è stravolto il mondo. Quindi la realtà è che in futuro ci sarà un incremento di sistemi in grado appunto di autoproteggere il dato. Quindi le ipotesi da cui partiamo sono tre: grande incremento del settore dell'iperconvergenza, decrescita dello storage tradizionale, incremento pesante dei sistemi con autoprotezione del dato. E quindi partiamo da queste tre ipotesi. Ok. Vediamo un po' anche quanti sono i numeri del nostro lavoro, no? A livello mondiale il mercato IT, inteso come infrastruttura, cuba circa 100 miliardi di dollari all'anno, quindi stiamo parlando di un numero veramente enorme, diviso in tre capitoli fondamentali che sono il capitolo dei server, il capitolo dello storage e il settore dei software di management, quindi tutto ciò che di software sta di mezzo a questo mondo, inteso banalmente VMware può essere considerato uno di questi software. Quindi comunque, secondo questi tre argomenti, il mercato mondiale cuba circa 100 miliardi. Ma diviso come? Perché l'obiettivo fondamentale che abbiamo da questa chiacchierata, oltre che capire tecnicamente come funzioni la nuova Hyper-Series 3000, l'obiettivo fondamentale, dicevo, è quello di capire dove si inserisce l'Hyper-Series 3000, quindi in quale tipo di posizionamento di mercato si inserisce, quindi fondamentalmente, per semplificare ancora di più, dove vendere l'Hyper-Series 3000. Per questo vi sto raccontando queste cose. In basso vedete anche le fonti da cui sono state tratte queste informazioni. La zona EMEA, perché adesso dal mondo ci spostiamo un po' più in Europa, la zona EMEA, quindi vuol dire Europa, Middle East e Africa, quindi Europa e Medio Oriente e Africa, cuba circa il 36% del mercato totale. Altra cosa interessante è che il 99% delle imprese in questo tipo di zona, in questa zona europea, è cosiddetto SMB, oppure piccola media impresa, e poi vedremo anche esattamente cosa significa piccola media impresa, perché tutti ne parlano, ma è anche interessante avere dei numeri oggettivi. Tra l'altro vediamo che il 50% della spesa IT in questa zona è fatta dalla piccola media impresa, no? Quindi il risultato è che abbiamo circa un 17 miliardi di euro, che è il fatturato del mercato IT rappresentato in EMEA dalla piccola media impresa. Quindi abbiamo fatto un esercizio, quindi dai 100 miliardi di dollari abbiamo capito che in EMEA 17 miliardi vengono spesi dalla piccola media impresa. Okay? Questo perché ve lo racconto, e parliamo anche qui, dicevo, di che cosa vuol dire piccola e media impresa. La piccola e media impresa, secondo Eurostat, vi cito sempre le fonti in modo che i dati siano il più possibile oggettivi e il meno possibile inventati. La piccola e media impresa è in Europa quel soggetto sociale che fattura meno di 50 milioni e ha meno di 250 occupati. Quindi quando parliamo di PMI vuol dire tutto ciò che è al di sotto di questi numeri, quindi questo per avere ben chiaro di cosa stiamo parlando. Quindi cominciate a pensare in Italia quante ce ne sono di questi soggetti economici, no? Se fate una pensata vedete che è la stragrande maggioranza, ma cerchiamo di oggettivarlo ancora di più. In Italia, secondo Sirmi è un po', lo conoscete tutti credo, un po' una società di analisi
a livello IT italiana, è un po' in piccolo ciò che fa Gartner nel mondo, definisce che i tre capitoli che abbiamo visto prima per l'Italia, quindi rispettivamente server, storage e software management, sono rispettivamente 475, circa 460 e 100. Quindi fondamentalmente questo vuol dire che il mercato IT italiano cuba circa 1 miliardo di euro. Quindi dai 100 miliardi del mondo l'Italia consuma, diciamo, di questo fatturato a livello infrastrutturale circa 1 miliardo. Questo per capire molto bene in che mercato siamo inseriti, quindi qual è l'opportunità di mercato che abbiamo, no? Questa è la cosa fondamentale che volevo condividere con voi. Abbiamo visto che il mercato italiano è circa 1 miliardo di euro. Secondo l'Istat, in Italia ci sono 4,4 milioni di imprese con meno di 250 addetti, quindi le PMI. Questo costituisce più del 99% delle aziende totali in Italia. Quindi in Italia abbiamo un 99% di aziende che sono PMI e abbiamo un numero di aziende che è circa 4,4 milioni. Quindi questo per darvi l'idea di qual è il tessuto industriale su cui noi ci dobbiamo concentrare. Ma ci dobbiamo concentrare come? Cercando di dare un qualcosa che sia veramente innovativo, veramente efficace, veramente vendibile, cavalcando quei trend di mercati che abbiamo visto prima. Quindi abbiamo visto il mercato dell'iperconvergenza in grande aumento, abbiamo visto il calo dello storage inteso come soluzione tradizionale, abbiamo visto l'aumento delle soluzioni autoprotetti. L'obiettivo quindi dell'Hyper Series 3000 è quello di collocarsi con questi tre argomenti, quindi cavalcando gli argomenti di mercato più in voga oggi, più di moda oggi, ma all'interno del nostro tessuto sociale, perché troppo spesso si parla di grandi aziende, si parla di grandi numeri, si parla di grandi idee, poi quando ci scontriamo con la realtà italiana soprattutto ci rendiamo conto che queste grandi idee non sono così facilmente vendibili per problemi di complessità, problemi economici. Quello che noi ci poniamo quindi come obiettivo è quello di rendere più semplice l'accesso alle aziende PMI alle nuove tecnologie. Quindi questo è il must e l'obiettivo della Sineto e soprattutto di Sineto Hyper Series 3000. La domanda che faccio, da cui poi partono tutti un po' i nostri ragionamenti, sono quanto possano investire in modo sostenibile le aziende PMI in un'infrastruttura seria, cioè un'infrastruttura che garantisca sicurezza e prestazioni a livello enterprise e garantisca anche un minimo tempo di fermo, ma con un investimento sostenibile. Questa è la domanda da cui parte tutto ed è il motivo perché ho speso questi 10 minuti iniziali a condividere con voi quello che è il posizionamento di mercato su cui noi vogliamo lavorare. Andiamo avanti. Di fatto noi abbiamo fatto queste considerazioni anche alla luce dei nuovi prodotti che si affacciano sul mercato con caratteristiche innovative, quindi con innovativo, ripeto, intendo dire iperconvergenti. Noi abbiamo localizzato fondamentalmente tre fasce. La fascia che sta sotto i 15-20 mila euro, questi diciamo che più o meno sono i costi di acquisto cliente finale dei prodotti, no? Cosa possiamo dire, stando sulle soluzioni nuove, iperconvergenti? Possiamo dire che c'è una fascia che sta al di sotto normalmente, prendete queste idee come macro titoli, non vogliamo spaccare il cappello in quattro, non vogliamo dire le assolute verità, voglio condividere con voi quello che vedo in giro, anche un po' parlando con voi, no? quando vengo a trovarvi. E anche parlando con distributori e rivenditori che già propongono questo tipo di soluzioni. Dicevo, abbiamo una fascia che sta sotto i 15-20 mila euro in cui troviamo delle soluzioni emergenti cosiddette iperconvergenti software, di quelle soluzioni che vanno composte utilizzando delle licenze e poi vengono installate su hardware standard, che può essere Cisco, può essere Lenovo, può essere Dell, quello che volete voi. Vi ho fatto due esempi, Datacore, vi ho fatto l'esempio di Atlantis, in realtà poi soprattutto Datacore lo troviamo anche più su di così, però può cominciare anche da lì. Quindi prodotti software che vanno assiemati e preparati da integratori per poi installare queste cose qui su hardware standard proprio al cliente finale. Quindi prodotti, diciamo, iperconvergenti sì, ma pronti all'uso no, nel senso che hanno bisogno di essere integrati per essere pronti.
sicuramente il costo software sotto i 15-20 mila. Quindi dicevo, soluzione comprabile a pezzi, non c'è un unico vendor, necessità di esperienza nella preparazione. Sopra i 35 mila euro almeno, troviamo invece i cosiddetti prodotti forse più famosi, che sono oggi i prodotti cosiddetti iperconvergenti, sono quelli che vanno per la maggiore, quindi faccio l'esempio di Nutanix, faccio l'esempio di Simplicity, ce ne sono anche altri, ma stiamo su degli esempi concettuali. Sono i prodotti che sono nati per essere appannaggio delle famose aziende cosiddette Global 200.000, per esempio se andate sul sito di Nutanix si parla tantissimo di focalizzazione sulla Global 200.000. Però 200.000 vuol dire fondamentalmente le migliori 200.000 aziende nel mondo. Ora, abbiamo visto prima, quando abbiamo parlato di posizionamento, abbiamo visto che in Italia ci sono 4,4 milioni di aziende, tutte di fatto PMI. La domanda che mi faccio e che condivido anche a voi è: quante aziende Global 200.000 ci sono in Italia sulle 4,4 milioni? Questa è la vera domanda. Qui parliamo di soluzione normalmente costosa, sicuramente tecnicamente interessante perché i sistemi scale out come Nutanix, come Simplicity sono i sistemi diciamo più tecnicamente all'avanguardia, però partendo dai nodi in su abbiamo normalmente degli investimenti che nella PMI non è detto che siano così facilmente sostenibili, quindi troviamo magari, non so, parto da una soluzione tre nodi, comincia a costarmi i 40, 50, 60 mila euro, dopodiché quando io chiedo di avere magari anche un disaster recovery mi dicono devi mettere altri tre nodi, quei 60 diventano 120 o almeno 100. Quindi parliamo di soluzioni molto interessanti, alcune di queste secondo me molto belle e molto valide, ma a nostro avviso non sempre posizionate nel mercato che è quello delle nostre aziende italiane, su cui vi invito sempre a mantenere il focus per capire bene qual è il posizionamento e qual è quello che noi vogliamo fare con l'Hyperseries 3000. Quindi, alla luce di queste due ipotesi, che sono le ipotesi che noi ovviamente abbiamo fatto, non è detto che sia la verità assoluta, ma sono le nostre ipotesi, esiste poi tutta una fascia che va dai 20, 15, 20, 35, 40 mila euro, che oggi di fatto è la soluzione, è la fascia appannaggio delle cosiddette soluzioni tradizionali, cioè le soluzioni in cui ci sono aziende normali che fatturano i 20, 35 milioni di euro all'anno, 50 anche di più, in cui troviamo lo storage, troviamo gli host esterni, troviamo il G-Switch, troviamo lo strato di virtualizzazione e troviamo la struttura di backup quando la struttura è fatta bene. Quindi normalmente quando andiamo dai clienti che hanno da spendere per noi dai 20 ai 40k, di fatto è difficile trovare soluzioni iperconvergenti di alto livello, è difficile anche trovare delle soluzioni diciamo che vanno installate su hardware, perché per fare questo ci vuole una grande esperienza per installare le cose giuste nell'hardware giusto e certificato, quindi non avendo soluzioni pronto all'uso anche la fascia bassa la tendiamo a trovare poco, quindi abbiamo una soluzione, abbiamo una fascia, diciamo, che va dai 20 ai 40k, che per quanto riguarda la nostra idea è la vera opportunità di mercato che noi ci poniamo introducendo in questa fascia qualcosa che sia veramente innovativo. Quindi l'obiettivo che noi ci diamo è quello di fare qualcosa di nuovo che si inserisce nella fascia 20-40, che cavalchi il trend dell'iperconvergenza, che cavalchi il trend dei sistemi autoprotetti del dato, ma che possa essere comprato dalle aziende normali. Quindi questo è l'obiettivo del nostro posizionamento nuovo. Ok? Ecco, poi se avete anche ovviamente domande, le possiamo fare, come appunto Drago ha scritto giustamente nelle note, le possiamo lasciare un po' di qualche minuto, 15-20 minuti, quelli che saranno alla fine, in modo da poter rispondere a tutti quelli che possono essere le vostre domande, i vostri dubbi. Però adesso vi chiedo di farmi continuare nella logica dell'esposizione in modo da illustrarvi al meglio quel che vi voglio raccontare. Bene, quindi partiamo oggi entrando nel pratico da quello che a nostro avviso troviamo quasi tutti i giorni quando andiamo a trovare i clienti normali, quindi la famosa piccola media impresa italiana. Poi vedremo anche che piccola media impresa bisogna anche stare molto attenti, perché troviamo spesso
delle aziende molto grandi che fatturano anche 250 e 300 milioni di euro, poi quando vai a vedere la struttura IT ti trovi uno sgabuzzino con un paio di server, un paio di host e 15 macchine virtuali. Quindi soprattutto il tessuto sociale italiano è spesso molto sbilanciato sulla parte produttiva e meno sbilanciato sulla parte IT. Quindi troviamo magari dei colossi enormi che alla fine hanno 10, 15, 20, 30 macchine virtuali, quindi noi è lì che vogliamo concentrarsi, sulle aziende che hanno normalmente anche per cultura della proprietà poco budget o non un grandissimo budget da spendere per l'IT. Okay? Quindi torniamo però a noi. Dicevo, l'infrastruttura tradizionale è quella che normalmente è fatta da uno storage, da switch, da host esterni, in cui ci gira poi che cosa? Ci gira lo strato di virtualizzazione, e quindi di fatto troviamo che normalmente le infrastrutture IT normali sono fatte così, no? Allora posso avere uno storage più o meno bello, più o meno ridondato, posso avere switch a 10 gigabit o no, però normalmente troviamo storage, switch, host, strato di virtualizzazione, che può essere Hyper-V, può essere VMware, quello che volete voi. Quali sono poi le infrastrutture che sono fatte con un po', diciamo, di normalmente di criterio? Affiancato a un'infrastruttura primaria che fa la parte produttiva, troviamo poi un'infrastruttura secondaria che è quella cosiddetta di disaster recovery, in cui c'è un software di backup, un server di backup, un NAS che fa da repository, uno switch che mi si collega a un altro server, ovviamente il tutto collegato all'infrastruttura primaria, con un server di DR che mi consente, nel caso di danno grave all'infrastruttura primaria, di, come dire, sbobinare, passatemi il termine, i backup che sono stati immagazzinati nella NAS, tirarli in produzione e far ripartire l'infrastruttura. Tutto questo con un tempo, nel senso che a seconda di quanto sia poi raffinata ed efficace l'infrastruttura secondaria, ho un tempo più o meno lungo per tornare in produzione, ma di fatto quasi mai si parla di un tempo istantaneo, quindi abbiamo una criticità, no? Quindi però, se voi guardate queste due metà dello schermo, possiamo dire che normalmente un'infrastruttura seria è fatta così. Quali sono a nostro avviso i punti deboli di questo approccio ed è il motivo perché abbiamo cercato di fare qualcosa di nuovo? Sono indubbiamente un costo alto di acquisto della parte primaria, quindi adesso stiamo analizzando la parte primaria, perché se comincio a mettere uno storage di una certa qualità, comincio a mettere switch a 10 gigabit ridondati, comincio a mettere dei server di una certa qualità, ecco che comunque non è che quella roba lì me la regalano. Io ho avuto modo di parlare con un po' di rivenditori e insomma, quando cominci a mettere uno storage di un certo tipo, switch di un certo tipo, è un'infrastruttura che alla fine al cliente finale può costare anche 35, 40, 50 mila euro. Altra criticità che vediamo è la protezione del dato, nel senso che l'infrastruttura primaria da sola non è in grado di proteggere il dato se non ha appunto attaccato qualcosa che faccia il disaster recovery. È una complessità di gestione banalmente perché ho più pezzi, più vendor da dover gestire. Quindi ho quello che fa lo switch, quello che fa lo storage, quello che fa la parte di host. Quindi, bene o male, abbiamo localizzato queste tre punti su cui si possano avere delle idee nuove, diciamo, rispetto alla parte tradizionale. Abbiamo poi un'infrastruttura di disaster recovery che a nostro avviso ha due punti deboli. Il primo, e forse il più importante, è quello dell'altro tempo di rimessa in produzione dell'infrastruttura, nel senso che se io ho un problema serio, per ripartire con il lato di AR non è detto che ci impieghi proprio 5 minuti, poi anche qui vedremo dei dati statistici che ci dicono in modo chiaro che il tempo medio di fermo a fronte di danni seri può arrivare anche alle 8, alle 10 ore. Quindi abbiamo una criticità di altro tempo di ripresa e una gestione dello spazio storage non così efficiente, perché comunque io ho una NAS da qualche parte in cui devo tenere un volume di dati disponibile di per 2 o per 3 per avere una certa quantità di storico rispetto alla struttura principale e per avere, diciamo, una quantità di dati tali da potermi assicurare un certo magazzino di dati, no? Quindi, per la parte di disaster recovery tradizionale abbiamo questi due punti deboli che secondo noi possono essere migliorati. Ok, che cos'è per noi un'infrastruttura iperconverged? Per quanto ci riguarda, perché dopo ognuno dà la sua definizione più o meno complicata, più o meno completa,
Le infrastrutture iperconvergente, che cosa vuol dire? Vuol dire prendere tre pezzi, vuol dire la parte che fa l'host, la parte che fa il networking, la parte che fa lo storage, e condensare queste tre cose in un'unica cosa. Quindi creare un appliance che sia in grado di offrirmi nello stesso tempo tutti e tre questi servizi, quindi passare da tre pezzi a un pezzo, per essere semplici, no? Quali sono gli obiettivi che ci poniamo nel fare questo? Il primo è quello di riduzione dei costi, perché io di fatto al cliente riesco a dare meno pezzi e meno roba, e anche aumentando l'efficienza, perché in meno spazio posso dare le stesse cose. Ci poniamo l'obiettivo, dopo lo vediamo, di ridurre pesantemente i tempi di messa in produzione dell'oggetto, quindi un concetto di appliance pronta all'uso, senza bisogno di installare nulla, ok? La garanzia di non poter perdere i dati, e qui poi ci entriamo nel dettaglio, è una qualcosa che sia semplice da gestire, quindi la facilità di gestione deve essere qualcosa che deve essere assolutamente chiara per riuscire a essere più interessanti sui nostri clienti, soprattutto nelle aziende in cui magari una persona ha tante mansioni, il direttore tecnico, il direttore IT e fa tanti lavori, quindi più semplicità gli diamo, più forse possibilità di successo abbiamo. Quindi questi sono i quattro punti che ci poniamo nella nostra visione del perché di avere qualcosa di iperconvergente. Detto questo, adesso risulta più facile capire qual è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è quindi trasformare tutta l'infrastruttura più primaria fatta da tanti pezzi hardware e da più pezzi software in un unico oggetto. Quindi l'obiettivo è quello di prendere tutto ciò che abbiamo visto prima, trasformandolo in un'unica appliance. La stessa cosa vale per ciò che è la parte di DR, di Disaster Recovery, quindi l'obiettivo è trasformare tutta la parte di Disaster Recovery, quindi NAS, server di DR e switch, in un'unica appliance. Quindi qual è l'innovazione che noi reputiamo importante? È quella di creare un'infrastruttura che sia estremamente agile, estremamente elastica, in cui Sineto è, diciamo, nell'intersezione di quelli che sono oggi un po' i due concetti innovativi che abbiamo visto all'inizio, no? Quindi porsi nell'intersezione del mondo iperconvergenza e del mondo del disaster recovery, quindi offrire un'applicazione, offrire una soluzione che racchiuda in un'unica soluzione entrambi il concetto di iperconvergenza e anche il concetto di disaster recovery. Quindi il messaggio qual è? È quello di dare al cliente un'infrastruttura IT all in one, quindi una soluzione che abbia tutto in un'unica soluzione, iperconvergente, con disaster recovery integrato. Quindi questo è il messaggio fondamentale dell'HyperSeries 3000. Quindi il fatto di dare un qualcosa di semplice, un qualcosa di completo, che cavalchi quelli che sono i trend di mercato di oggi, ma fatto per l'azienda normale, per l'azienda PMI. Azienda che ha da spendere dai 20-25 ai 40-45 mila euro. Quindi questo è il messaggio fondamentale. I 5 punti fondamentali che caratterizzano, che vogliono caratterizzare la nostra soluzione, sono quelle di offrire una grande performance, e poi ci entriamo un po' più nel dettaglio, anche se questo non vuole essere né un corso commerciale né un corso tecnico, ma va visto come una presentazione di prodotto. Quindi tutto ciò che poi entrerà più nel dettaglio rispetto a quello che vi sto raccontando adesso sarà poi oggetto sia di training commerciale che di training tecnico, quindi non vi preoccupate se non capite tutto nel dettaglio, perché sarà poi il nostro compito, quelli, se la cosa vi interessa, di continuare ad approfondire e quindi spiegarvi tutto ciò che dobbiamo spiegare. Quindi le 5 cose fondamentali della soluzione sono: grande performance, gestione dei costi, nel senso di dare a un cliente qualcosa che possa dare di più, costare di meno, il fatto di garantire in modo nativo la protezione del dato, e qui mi riallaccio a quello che vi ho detto prima, quindi il concetto di soluzione autoprotettiva del dato, semplicità d'uso e supporto di un solo vendor. Queste due cose sono abbastanza collegate, nel senso che accomunano una cosa che è pronta all'uso da subito, senza dover di fatto installare nulla, e il fatto di avere il supporto di un vendor, perché come vedete ho tutto in un'unica soluzione. Ok? Quali sono i vantaggi dal punto di vista del business? Nel senso che prima abbiamo visto
un po' la criticità che c'è nelle soluzioni tradizionali, inteso come il tempo di ripristino, il tempo di fermo. Facciamo proprio una ragionata estremamente semplice. Oggi partiamo dal dato di fatto che in Europa il costo del lavoro, IEA19 vuol dire i migliori 19 paesi d'Europa, perché ce ne sono altri in cui poi il costo del lavoro costa meno, per esempio in Bulgaria costa meno che in Italia. Però, stando un po' in quello che è il nostro tessuto industriale, la nostra realtà, una persona all'azienda costa circa 30 euro, 29,50. Pensate un po' quindi che cosa vuol dire il rischio di stare fermi, cioè il rischio di dire mi è successo un problema grave, quanto tempo sto fermo? Perché la vera domanda non è se ho o non ho il backup, la vera domanda è in quanto tempo torno in produzione, questa è la domanda che ci fa un imprenditore. Quindi vedete che stare fermi 8 ore, che è un tempo medio, diciamo, a fronte di un danno serio, può voler dire per un'azienda di 25 persone utenti di un PC, non vuol dire 25 dipendenti, sto solo focalizzandomi su quelle che sono al PC. Se ho 25 persone vuol dire rimetterci 5.900 euro, se ne ho 50 quasi 12, se ne ho 100, eccoli qua, scusate, quasi 24. Quindi il nostro obiettivo è, e se riusciamo a gestire meglio questa cosa? E se anziché stare fermo 8 ore garantisca un'azienda che può starne fermo solo una, quant'è il risparmio? Beh, il risparmio è tanto, vedete, se ho 25 persone risparmio quasi 5.000 euro, solo in termini di costo del tempo di fermo, intendo, quasi 10.000, se ne ho 50 e più di 20 se ne ho 100. Quindi il tempo di fermo è una cosa estremamente, estremamente importante da considerare. Tra l'altro, altra cosa fondamentale è rispondere anche a questa domanda. Oltre agli utenti che sono stati al PC, nel frattempo un eventuale fermo degli impianti cosa mi è costato? Beh, mi è costato, lo vediamo, qua vi cito una fonte che è IDG Enterprise, che è una società che si occupa proprio di concetti di business continui. Vedete qui che per piccole aziende il costo orario del fermo si aggira intorno agli 8.000 euro, per medie aziende 215 e per grandi aziende 686.000 euro di perdita all'ora. Quindi qua si parla di costi orari. Poi, per carità, bisogna sempre poi vedere che cosa si intende per grandi, piccole e medie, l'abbiamo visto anche prima, però di fatto il costo del fermo degli impianti è molto più invasivo del costo del fermo di una persona. Quindi questo era un concetto per dirvi, il costo del fermo in un'azienda è una catastrofe quando diventa critico, no? Torniamo quindi un po' alla nostra tecnologia e vediamo un po' quali sono le caratteristiche fondamentali di questa HyperSeries 3000. Allora, abbiamo detto performance, abbiamo parlato, quindi la performance rispetto alle soluzioni tradizionali possiamo dimostrare, e poi ci andiamo un po' più nel dettaglio, anche se poi vi rimando soprattutto per i partner alla guida di vendita, ai corsi commerciali. E per quanto invece riguarda i prospect, vi invito a contattarci se l'argomento che vi sto raccontando vi interessa. Quindi ci poniamo di avere una grande performance dal punto di vista delle prestazioni, possiamo arrivare a fare 1440 backup al giorno sull'appliance primaria e anche sull'appliance secondaria, occupando solo uno 0,1% di spazio storage in più al giorno. Quindi pensate, per esempio, vi faccio un esempio molto semplice, al caso del CryptoLocker, no? Quanto vale avere tanti backup sicuramente consistenti e quanto vale la possibilità di poterli ripristinare in modo rapido nel caso in cui mi si infetti il file system? Quanto tempo posso risparmiare? Ok? Altra cosa fondamentale che caratterizza l'HyperSeries 3000 è il fatto di avere un secondo per fare qualsiasi backup, indipendentemente dalla dimensione dei dati che vado a backupare, che abbia non so, macchine virtuali da 1 tera o macchine virtuali da 100 giga, il mio tempo di fotografia istantanea è quello di un secondo e il tempo di ripristino è circa un minuto. Quindi, indipendentemente da quanto sia grande il dato da ripristinare, e con dato intendo anche una macchina virtuale, io impiego sempre circa meno di un minuto per ripristinare e rimettere in produzione. E quindi qui mi ricollego a quanto vi ho detto prima. Abbiamo visto quanto costa un'azienda stare fermo. La nostra risposta è
io ti garantisco di rimetterti in piedi l'infrastruttura in un tempo che sia piccolo e sicuramente certo. Quindi, cosa vuol dire? Vuol dire che, tornando alle terminologie che abbiamo visto prima, che se io ho, per esempio, un'infrastruttura con 15 macchine virtuali, 20 macchine virtuali, 30 macchine virtuali, impiego un secondo a fotografare queste macchine virtuali in istanti diversi, fino a 1440 istanti al giorno, quindi vuol dire un backup al minuto per 24 ore, e impiego meno di un minuto per ripristinare la situazione produttiva. Il concetto è unità primaria, in cui posso fare fino a 1440 backup, riporto questi backup in unità secondaria, quindi queste fotografie in unità secondaria, con un delta tempo che può arrivare al minuto, quindi vuol dire che l'unità secondaria è allineata al minuto rispetto a quella primaria. Qualsiasi cosa mi succeda sulla macchina primaria, io posso tirare su in circa un minuto per ogni macchina virtuale l'infrastruttura secondaria con un RAID completamente separato. Ecco perché parliamo di soluzione iperconvergente con disaster recovery integrato, perché è una soluzione iperconvergente pronta all'uso, che replica al minuto su una soluzione iperconvergente di disaster recovery, che noi chiamiamo in gergo DR Play, in grado di fare play istantaneamente, indipendentemente dal problema che ho avuto sull'appliance primaria. Le appliance presentano al cliente già con VMware installato, quindi io devo solo installargli sopra le applicazioni delle macchine virtuali, e poi il concetto della soluzione è quello di avere questa replica un minuto che consente di avere la certezza che, indipendentemente dall'entità del danno che è successa, io garantisco di ripartire in un tempo che sia un tempo certo. Molti mi dicono, sì, però in infrastrutture tradizionali abbiamo però il concetto di HA. È vero, però l'HA ti mette a riparo da un problema che hai sulla parte computazionale, sulla parte di host, non ti mette in riparo da un problema che puoi avere sul RAID, no? In questo caso, noi, indipendentemente dal danno che ho avuto sull'appliance primaria, offro la possibilità di ripartire comunque in un tempo certo, in produzione, senza nessuna difficoltà, nel senso che indipendentemente dal danno che ho avuto. Questo è un messaggio che abbiamo visto agli imprenditori piace molto. È molto meglio dire tu, indipendentemente dal problema che hai avuto, riparti in un tempo, che dire forse riparti in altre 8 ore, ma adesso non lo so. Ok? Abbiamo visto il concetto di performance, perché possiamo dire che andiamo circa a 5 per un motivo tecnico che vi accenno, quindi il fatto che sostanzialmente noi utilizziamo un'enorme quantità di cache RAM, nel senso che tutta la RAM viene messa a disposizione sia delle VSA di Cineto che delle applicazioni, e ciò consente il fatto di poter gestire tutte le applicazioni in uno strato la cui latenza è quella dei nanosecondi, che è quella della RAM. Questo perché la nostra tecnologia si basa su un concetto di RAID software, quindi non RAID hardware, e non abbiamo il collo di bottiglia della RAM, della controller dei sistemi tradizionali, che può essere di 2, di 4, 8 giga. Noi dedichiamo circa 32 giga di RAM alla VSA, e questo ci consente di utilizzare una performance della RAM che non ha niente a che fare con quello dei dischi a rotazione. Quindi fondamentalmente poi queste cose vengono anche spiegate nella guida di vendita, in cui vengono anche oggettivate secondo dei benchmark che sono stati fatti rispetto ad alcune soluzioni tradizionali. Quindi abbiamo detto performance, perché? Perché utilizzo una grande quantità di cache RAM, perché per come è costruita la soluzione abbiamo un concetto pass-through technology, per cui vi è un accesso diretto del Cineto alle macchine virtuali senza passare dallo strato di hypervisor. Questo è un concetto che è probabilmente abbastanza conosciuto, quindi vuol dire non passiamo dall'hypervisor, quindi non abbiamo il problema delle sue latenze. Abbiamo poi un concetto molto importante di integrazione a 10 gigabit nativa tra la parte di host e la parte di storage, perché abbiamo uno switch a 10 gigabit virtualizzato dentro la soluzione. Quindi nell'appliance che abbiamo visto prima contenere la parte di switch, di host e di storage, abbiamo questo switch che è virtualizzato a 10 gigabit. Quindi di fatto mi trovo uno switch a 10 gigabit senza doverlo comprare. Okay? E poi possiamo costruire delle soluzioni particolari in cui
per applicazioni particolari, tipo le macchine critiche di un database, le macchine critiche che gestiscono il gestionale, le macchine critiche che gestiscono un PLM, possiamo creare delle aree pure SSD all'interno del RAID, in modo da favorire la prestazione di alcune macchine particolari. Quindi io ho magari un cliente che ha 20 macchine virtuali, 30 macchine virtuali, 5 macchine sono critiche, dedico per queste 5 macchine critiche un'area pure SSD in modo da ottimizzarne le prestazioni. In questo caso parliamo di macchine che abbiamo chiamate ibride al quadrato, quindi delle macchine particolari con un RAID mescolato in un certo modo. Okay? Abbiamo parlato di prestazione, adesso parliamo di protezione del dato. Perché abbiamo detto che possiamo fare 1440 backup al giorno utilizzando pochissimo spazio in più al giorno? Perché nella nostra tecnologia tutti i backup condividono una grande quantità di dati, quindi di fatto abbiamo una base dati comune, quindi i backup sono incrementali a livello nativo del nostro sistema operativo e di fatto condividono il 90% dei dati che ci sono. Perché quando noi facciamo un backup non spostiamo nessun dato, ogni backup viene fatto in locale e viene riportato poi nella macchina secondaria solo l'incremento a livello informatico dell'informazione, non a livello di file, per cui non abbiamo alcuna copia di dati quando facciamo un backup. Soprattutto quando ripristiniamo un backup non copiamo nulla, cioè i backup che sono stati fatti sulla macchina A o sulla macchina B sono nativamente pronti all'uso, quindi io posso decidere di ripristinare un backup di dati o macchine virtuali ad un dato istante e istantaneamente posso rimetterli in produzione senza dover spostare dati da un NAS a un altro server. Quindi i backup Cineto nativi istantanei sono nativamente pronti ad essere rimessi in produzione in un tempo molto piccolo, come abbiamo visto prima. Abbiamo parlato di ripristino istantaneo, abbiamo detto che mediamente impieghiamo un secondo a fare un backup, impieghiamo meno di un minuto a rimettere in produzione una macchina virtuale, indipendentemente dalla sua dimensione. Questo perché? Innanzitutto perché abbiamo due copie di dati completamente separati. Abbiamo due RAID completamente separati, quindi vuol dire che il RAID 2 sarà sempre salvo anche a fronte di un danno grave su RAID 1. Okay? Quindi abbiamo, come dicevo prima, tutti i backup nativi fatti, consistenti e pronti ad essere messi in produzione senza supporto di altri storage aggiuntivi di magazzino di dati. Soprattutto per come è fatto il nostro sistema operativo, non c'è necessità di verificare la consistenza del backup, nel senso che il backup, certamente, una volta che è stato fatto, è certamente consistente per definizione di come è costruito il nostro sistema operativo. Qui, tecnicamente, ci possiamo andare nel dettaglio in ambito di un meeting tecnico o di un corso di prevendita, ma comunque per adesso prendete per buono questo. Quindi con la nostra tecnologia, quando io ho fatto un backup, quel backup è sicuramente consistente. A dispetto, per esempio, del CryptoLocker, una volta che il backup è stato fatto, quel backup non può essere più scritto, quindi non può essere più scritto neanche dal virus, a differenza, per esempio, di una shadow copy. Nel nostro caso, una volta che il backup è fatto, io sono certo che quel backup lì è consistente ed è buono. Quindi posso tornare indietro in modo molto granulare, ai 5 minuti prima, ai 10 minuti prima, per tirare su una snapshot, diciamo una fotografia consistente, nel qual caso in cui dall'istante T a un certo punto sia arrivato il CryptoLocker e mi ha danneggiato tutti i miei dati. Quindi la certezza è quella di avere un'infrastruttura istantaneamente backupabile, istantaneamente consistente e rapidamente ripristinabile. Queste sono le tre cose fondamentali quando noi parliamo di ripristino. Vediamo un po' adesso quali sono i prodotti. Abbiamo detto soluzioni iperconvergente con disaster recovery. Vi invito anche a ragionare su questa slide. Noi siamo sì un sistema iperconvergente, ma lo siamo in modo un po' ibrido. Sorrivo un bicchiere di acqua. Scusate. Lo siamo in modo ibrido, nel senso che noi non facciamo solo iperconvergenza, ma facciamo anche da storage. Quindi, perché vi dico questa cosa?
perché le soluzioni iperconvergenti in senso stretto sono in grado di fare l'iperconvergenza. Noi con la nostra tecnologia possiamo offrire anche capacità di storage, quindi possiamo condividere uno spazio in n modi, possiamo condividerlo in NFS, in iSCSI, in AFP, per gli utenti Apple, in CIFS, possiamo fare qualsiasi cosa. Quindi non abbiamo un'applicazione sui nostri clienti di iperconvergente e basta, ma possiamo offrire anche spazio, per esempio per condividere lo spazio, non so, a degli host esterni, piuttosto che dello spazio per fare repository di file, per esempio in alcuni tipi di aziende meccaniche in cui ci sono c'è grafica oppure ci sono il K3D, non troviamo molto spesso l'obiezione che devo aumentare la computazione, troviamo molto spesso l'obiezione che devo aumentare lo spazio. Quindi noi, oltre a essere iperconvergenti, offriamo anche spazio storage che può crescere in modo trasparente, quindi io posso aggiungere dischi o posso aggiungere enclosure, cassetti, la macchina diventa più capacitiva senza introdurre concetti di ricalcolo del RAIDEC e quindi possiamo crescere in modo trasparente. Quindi molto importante, abbiamo una soluzione iperconvergente con disaster recovery, ma che può offrire anche file spazio storage. Quindi la Hyper-Series 3000 si colloca proprio all'intersezione di questi tre concetti fondamentali, quindi non solo iperconvergenza ma anche funzionalità di storage. Per noi lo storage diventa una feature nella nostra soluzione, ok? Come sono dimensionate le macchine? Poi adesso vediamo un po' di fatto come sono costruite, anche se non entriamo troppo nel dettaglio, ma vi voglio proprio presentare un po' tutti gli aspetti fondamentali della soluzione. Le macchine vengono dimensionate secondo delle regole, quindi secondo il workload, a seconda che abbia macchine virtuali piccole, macchine virtuali cosiddette medie, macchine virtuali cosiddette grandi. Noi ci siamo riferiti, quando abbiamo fatto i nostri ragionamenti, a degli standard, ok? Quando definiamo piccolo, medio e grande, perché sennò poi ognuno, piccolo, medio e grande, diventa opinabile, no? Quindi il concetto è di soluzioni basate sul lavoro che devono fare. Come? Vediamo quali sono i prodotti che sono disponibili. Poi, questo per i nostri partner, nella partner area del nostro sito, che è stato poi lanciato ufficialmente con i nuovi prodotti il 22 di questo mese, quindi la settimana scorsa, esiste il configuratore di prodotto in cui ho la possibilità di configurare le mie soluzioni seguendo appunto quelli che sono i workload che interessano. Abbiamo di fatto due tipi, due mondi, quello che chiamiamo Hyper-Series 3100, Hyper-Series 3002. Che cosa vuol dire? Macchine monoprocessore, macchine biprocessore, in cui si può scegliere il tipo di processore a seconda di quelle che sono il carico di lavoro che appunto l'utente deve avere, quindi vengono a seconda del tipo di processore posso avere un carico di lavoro diverso, ok? Una quantità di RAM che per le 3100 è 128 e una certa capacità, e di fatto sì, 128, quindi vuol dire, siccome un po' se la prende la USA, vuol dire avere 96 giga disponibili per le applicazioni. Quindi le macchine, queste qua sono macchine ibride, fatte con un concetto di cache RAM, in cui girano le applicazioni, un concetto di cache allo stato solido, quindi un concetto di accelerazione della prestazione, e poi la possibilità di poter crescere in verticale dal punto di vista dello spazio. Questa macchina si presenta al cliente, quando io attacco la macchina fisicamente alla spina, con VMware già preinstallato, quindi il mio job è solo quello di inserire, di montare le applicazioni, i server che mi servono. Quindi macchina monoprocessore 3100, macchina biprocessore, che abbiamo chiamato 3200, in cui posso anche qui scegliere i processori, ovviamente ho una capacità di carico doppia, okay? Ho più RAM disponibile, nel senso che qui monto 256 GB di RAM e quindi 224 disponibili applicazioni, concetto di accelerazione con cache, concetto di espansione in verticale. Quindi questi sono i due tipi di macchine di produzione che contraddistinguono l'Hyper-Series 3000. Ok? Come sono fatte poi le macchine di disaster recovery? Sono fatte secondo due, in realtà ce n'è anche una terza che vi racconto a voce, due opzioni. Quindi il concetto di macchina di disaster recovery play, in grado di replicare completamente la macchina principale,
ma è in grado di fare play da sola, anch'essa in modo iperconvergente, per ripristinare la produzione nel caso in cui abbia un danno grave all'appliance primaria. Quindi abbiamo un concetto di disaster recovery play, in cui anche qui posso scegliere un processore. Ovviamente questa macchina ha meno risorse rispetto alle primarie. E è stata fatta così per un motivo di costo, nel senso che se io ammetto che per me disaster recovery vuol dire una soluzione di emergenza, ammetto anche il fatto di poter avere una prestazione più bassa nel momento in cui ho un problema, oppure di avere la stessa prestazione per un numero di macchine virtuali più piccolo. Quindi la scelta è: o vado con tutte le VM più piano, oppure vado con qualche macchina virtuale e vado alla stessa prestazione. Questa diventa poi una scelta, no? Quindi il concetto di cosiddetto DR play, e poi un altro concetto che è quello di DR non play, quindi un'unità ovviamente meno costosa, in grado di replicare le fotografie, le snapshot che ho sulla macchina principale e di assicurarmi il disaster recovery. Questo ovviamente non è una macchina che ha la capacità computazionale di da sola farmi ripartire l'infrastruttura. Ma ovviamente ho l'opzione, come tanti clienti fanno, di collegare questo micro storage o in iSCSI, un NFS, ad un host esterno, e quindi di fatto la copiata tra l'host esterno e questo NAS, diciamo, diventa di nuovo il disaster recovery unit con Play. Quindi l'obiettivo è quello di far spendere al cliente il meno possibile e non buttare via nulla di quello che ha e che funziona. Okay? La terza possibilità, che qui non è menzionata, ma comunque è assolutamente fattibile, è quella di avere due macchine perfettamente gemelle. Quindi avrò due appliance in cui ho macchina principale 1, macchina principale 2 esattamente uguale, magari faccio girare, per dire, 30 macchine virtuali da una parte, 30 dall'altra in bilanciamento di carico, replica incrociata fra le due, e quindi di fatto una diventa il DR play dell'altra, ho un bilanciamento di carico e ho quindi una prestazione, una capacità di gestire macchine virtuali doppia rispetto a quella di avere un'unica macchina di produzione singola con disaster recovery play. Quindi le combinazioni poi sono varie, alcuni di voi che mi stanno ascoltando hanno cavalcato o cavalcheranno di più l'opzione 1, 2 o 3, però dopo ci possiamo anche sentire per capire quale sia la migliore per voi. Ok? Dove inserire il prodotto? Ne abbiamo già parlato prima, ma dal punto di vista del settore di mercato, diciamo che siamo abbastanza trasversali. Questo non vuole essere una slide, diciamo, il copia e incolla di cose che avete visto già, però in effetti vediamo che siamo molto presenti nel manufacturing, per esempio nelle aziende meccaniche in cui ci sono banalmente problemi di gestione di CAD 3D, di gestore di dati col PLM, col PDM, problematiche di grande aumento in verticale di spazio, problematiche di prestazione dal punto di vista del database o dei gestionali, settore poi della, vabbè, settore medicale, della salute, educazionale. Dopo vediamo un po' di clienti che abbiamo creato in questi anni per darvi un'idea anche di cosa intendiamo per PMI e dove siamo posizionati, pubblica amministrazione, settore finanziario, settore del retail, del dettaglio e settore del media. Nel media siamo molto presenti, per esempio, nel mondo Apple, perché ci sono lì delle criticità dovute al tipo di crescita verticale che questo mondo necessita quando aumenta tantissimo lo spazio dei file grafici, o di protocolli con il mondo Apple che richiedono caratteristiche particolari, per cui siamo presenti parecchio anche lì. Le applicazioni che noi facciamo sono, ovviamente, abbiamo detto, virtualizzazione di server, disaster recovery, consolidamento di infrastrutture, quindi abbiamo tanti clienti che ancora oggi hanno server fisici, e si apprestano quindi a consolidare le infrastrutture in modo virtuale. Settore del cloud privato, perché noi di fatto facciamo private cloud, noi ci mettiamo in contrapposizione rispetto al mondo del cloud pubblico, noi creiamo private cloud per la PMI. Gestione di uffici remoti, quindi magari in realtà in cui ho addirittura la macchina principale in una sede e la macchina di DR da un'altra parte. E poi, come dicevo prima, anche le applicazioni digitali, quindi le applicazioni in cui ho parte grafica, che sia di progettazione o che sia parte grafica inteso come file Adobe, il settore dello streaming, il settore dei filmati, cioè chi fa magari contenuti pubblicitari in cui hanno quantità di dati che aumentano in modo spaventoso.
Le applicazioni standard con cui abbiamo più a che fare sono, vabbè, SQL, ovviamente, questo nel mondo del database, esteso nel mondo della posta, poi il settore un po' della gestione dei dati, Oracle, anche per quanto riguarda il database, Siemens PLM l'abbiamo citato perché è uno dei più importanti quando andiamo nelle aziende meccaniche, quando andiamo nelle aziende manifatturiere meccaniche, troviamo che ci sono sistemi di cosiddetti PLM o PDM per la gestione dei dati, in cui questo è uno dei brand più importanti, e poi tutto ciò che riguarda i sistemi ERP. Abbiamo visto prima la possibilità di creare delle macchine che hanno una parte pure SSD. È molto ben vendibile il concetto di dire al cliente: guarda, la macchina virtuale in cui gira il database del gestionale la facciamo girare su uno spazio disco pure SSD per incrementare al massimo le prestazioni che deve avere la tua infrastruttura. Quindi siamo in grado di fare anche qualcosa di cucito su misura per certi tipi di ambienti, certi tipi di applicazioni. Ok. Le infrastrutture tipiche da attaccare nel senso, chiamiamo così, da sostituire, no? Quindi che cosa vuol dire? Noi siamo molto presenti dove il cliente si sta preparando, come dicevo prima, a passare da fisico a virtuale, quindi ho server fisici che devono essere consolidati, poi le applicazioni con direct attach in cui ho banalmente che il disaster recovery è spesso costituito da un'unità NAS collegata direttamente, e poi in modo forse più comune troviamo da sostituire le applicazioni con le cosiddette SAN, quindi due server, quello storage, quello switch in mezzo, in cui il DR è implementato da poi un software di backup, per esempio il Vim. Questi sono i tre scenari tipici che noi ci troviamo dai nostri clienti, e sono i tre scenari tipici che ci apprestiamo, che desideriamo sostituire con la piattaforma Hyper-Series 3000. Ok? Alcune informazioni su di noi, alcuni di voi ci conoscono da mo', altri meno, magari ne approfitto per fare un breve riepilogo. Oggi Cineto è un'azienda che è stata fondata un po' di anni fa, nel 2000, oggi abbiamo circa 50 partner spesi in 8 paesi, siamo soprattutto una realtà europea, anche se da 2 anni lavoriamo anche con gli Stati Uniti, abbiamo un distributore nella zona di Washington e siamo l'unico brand europeo costruttore di questo tipo di soluzioni, quindi l'unico brand europeo che costruisce soluzioni di storage o iperconvergenti, perché tutti i nostri concorrenti altri sono o americani o cinesi. Conoscete per esempio vari brand, no? Da IBM o Huawei, no? Noi siamo gli unici in Europa che facciamo questo lavoro e siamo anche gli unici che sono riusciti ad esportare la tecnologia dall'altra parte del mondo, quindi negli Stati Uniti, che normalmente succede, sapete che succede il contrario. Abbiamo circa 600 grandi clienti in 10 paesi, anche se siamo un brand soprattutto europeo, nel senso che il mercato americano, anche per definizione, è un mercato molto diverso dal nostro. È un mercato più maturo, ma anche con dimensioni molto più grandi rispetto al nostro. Quindi il nostro posizionamento è studiato per essere molto di più nel tessuto industriale europeo, ma soprattutto poi, per quanto ci riguarda, nel tessuto industriale italiano. Okay? Quindi siamo presenti con una sede in Italia, da cui vi sto parlando, che è la sede commerciale, in cui gestiamo distributori e venditori in Italia. Una sede poi qui nella più vicina Svizzera, che è una sede commerciale, la centro di ricerca e sviluppo che si trova in Romania, Timișoara, che è il terzo polo informatico del mondo e il secondo polo informatico d'Europa, hanno il secondo Politecnico in Europa, quindi troviamo gente molto brava, molto capace per quanto riguarda lo sviluppo software, perché noi di fatto siamo un costruttore di software, anche se vendiamo appliance, il nostro prodotto è un prodotto software. Abbiamo poi una sede in Belgio in cui vengono oggi costruite fisicamente le macchine, una sede molto vicina a Supermicro, e poi una holding in Irlanda, che è un po' la holding del gruppo, anche se di fatto le sedi operative sono quella italiana, quella Timișoara e quella in Belgio. Okay? I nostri clienti, vediamo un po' quali sono oggi i nostri clienti, perché poi è molto importante capire dove dobbiamo andare, no? A trovare la gente. Vi faccio alcuni esempi. Abbiamo diviso in 6 settori fondamentali la divisione dei nostri clienti, quindi il settore manufacturing, quindi l'azienda manifatturiera, la parte di educational e ricerca, il settore pubblico, il settore IT,
il settore media, abbiamo messo insieme legge e media, anche se non c'entra molto, però insomma per, non erano settori così grandi, quindi li abbiamo messi insieme, poi il settore cosiddetto del retail, quindi del dettaglio. Quali sono le cose che mi sento di farvi notare? Allora, innanzitutto, come vedete, ci sono anche delle aziende che non sono le cosiddette PMI. Ci sono aziende come, o realtà, come la provincia di Roma, come Agid, che è tristemente, diciamo, in voga nell'ultimo periodo per i casini di terremoti che ci sono. Non so, Capholding, che è l'agenzia che gestisce tutti gli acquedotti di Milano. Ci sono alcune eccezioni in cui ci siamo con soluzioni, che non è detto che siano soluzioni come l'Hyper Series 3000. Abbiamo anche soluzioni diverse, più costose, con un posizionamento diverso, ma è molto importante anche, cioè oggi volevo presentarvi quella che è l'Hyper Series 3000 con il suo posizionamento classico, ma la realtà è che in tantissime aziende che sembrano poi aziende magari di prima vista enormi, in realtà l'infrastruttura IT, come dicevo prima, non è così. Vi faccio l'esempio, per, non so, qui ho Galbusera nel settore retail, poi andate a vedere questa azienda e quando dice chissà che infrastrutture IT che avranno, in realtà quando vai là l'infrastruttura IT è assolutamente normale, quindi molto spesso non ci si fanno dei problemi, ma in realtà poi il budget che queste aziende hanno da spendere per IT non è così enorme, no? Altro esempio che vi posso fare è non so, Vea è un'azienda, è un marchio che costruisce cosmetici, che fabbrica cosmetici, una bellissima azienda italiana di Rovigo, fatta dal nostro rivenditore, in cui vai a vederla da fuori e dici, boh, chissà che colosso che avranno, poi vai nell'ufficio IT e vedi che hanno 10 macchine virtuali. Quindi vi invito un po' a riflettere su questa cosa. Molto spesso le aziende sono meno grandi di quello che ci si aspetta. Non so, qui nella parte di legge vedete la Scala. La Scala è uno studio legale molto importante a Milano, con una sede in piazza San Babila di 7 piani e con altre 8 sedi in Italia, poi quando vai nel merito hanno 15 macchine virtuali. Quindi in realtà il nostro obiettivo è quello di andare mirati nelle esigenze normali che troviamo oggi nell'azienda italiana normale. Questo è il nostro desiderio. Remail, lo vedete nella prima colonna a sinistra, è quello che va di moda ultimamente, che c'è il Giorgio Mastrota che fa la pubblicità delle docce sulla TV. Questa è un'azienda che fattura quasi 80 milioni di euro e ha un'infrastruttura di qualche macchina virtuale, ma non di decine di macchine virtuali, no? Quindi parliamo sempre, quando poi andiamo a vedere le cose nel merito, di PMI in linea con le definizioni che abbiamo visto prima. Quindi dobbiamo sempre stare molto attenti a questa cosa. Questo che cosa vuol dire? Per chi ancora non ci conosce, o anche per chi ci conosce, volevo chiarire una cosa molto importante, che Cineto è un'azienda, è un vendor assolutamente focalizzata sui partner. Quindi Cineto è un'azienda che vende le sue soluzioni tramite un canale molto preciso, che è il canale dei distributori e poi il canale dei rivenditori, ok? Quindi la cosa che noi chiediamo ai nostri partner è quello di essere il più possibile trasparenti con noi, il più possibile collaborativi con noi, perché non c'è alcun rischio che Cineto faccia cose o faccia scorciatoie. Quindi la nostra politica di canale è molto chiara, una politica basata sui distributori e una politica basata sui rivenditori, con delle politiche anche poi incentivanti dal punto di vista della collaborazione. Quindi concetto molto strong di deregistration, quindi una volta che un partner ha cominciato a fare un'attività su un cliente e ci segnala la trattativa, quel cliente è blindato per quel partner, quindi non ci possono essere rischi di sovrapposizioni. È il motivo, non vi nego, per cui anche tanti rivenditori ci scelgono, proprio un po' per evitare la guerra dei poveri, che tutti vanno a vendere insieme la stessa cosa. Un concetto di marginalità estremamente, direi, buona, poi qui magari la potremo approfondire o potete anche sentirvi con i nostri distributori sul territorio. Quindi il concetto di premiare chi vende per noi, quindi fare in modo che guadagnino il giusto vendendo il giusto. Un concetto poi per i nostri partner di partner program, un concetto di benefit finanziari intesi come una politica di rebate molto chiara. Il fatto che noi in prima persona vi aiutiamo nel creare del business con alcuni dei nostri partner creando delle lead, facendo delle campagne di telemarketing in modo da creare delle opportunità nuove poi da girare i nostri rivenditori.
una buona presenza di tools di vendita, nel senso che mettiamo a disposizione dei nostri venditori materiali, mettiamo a disposizione guide di vendita, mettiamo a disposizione datasheet, mettiamo a disposizione strumenti di marketing per accelerare il più possibile quella che è una trattativa. E poi una delle cose che i nostri clienti ci riconoscono di più, devo dire, un supporto che tutti ci riconoscono. Quindi la capacità di offrire un supporto di qualità, la capacità di avere un supporto in cui non utilizziamo dei call center esterni, magari in India, ma un supporto fatto da persone che lavorano a stretto contatto con l'engineering. Questo è assolutamente fondamentale per risolvere problemi in cui i problemi non sono così banali o di primo livello, no? Voglio ringraziarvi. Sì, vi metto disponibile il filmato di questo webinar in 2 o 3 giorni massimo. Voglio ringraziarvi tanto per essere presenti qui oggi con noi. Spero che vi serva bene questo webinar nel futuro. Senato, your data, our business.